Ben ritrovati su 19 Live Plus, il nostro appuntamento settimanale con cultura e società. Il titolo che abbiamo scelto per voi oggi è L'esorcista nella chiesa di oggi. Ne parliamo come sempre con i nostri ospiti che oggi sono Fra Benigno Palillo, sacerdote esorcista della diocesi di Palermo e responsabile della scuola di formazione degli esorcisti di Sicilia, e con Fra Mauro Billetta, sacerdote esorcista sempre della diocesi di Palermo e psicoterapeuta. Benvenuti ai nostri ospiti. Pace bene, ben trovati. Pace bene a te e a tutti. Bene, grazie. Entriamo subito in argomento. Fra Benigno, partiamo proprio da qui. Qual è il ruolo dell'esorcista nella chiesa di oggi? È quello di scacciare i demoni o di liberare dall'influenza diabolica mediante l'autorità che Cristo Gesù ha affidato alla chiesa. Ma nello stesso tempo l'esorcista non è un distributore di esorcismi, ma è uno che deve accompagnare queste persone possedute o vessate, accompagnarle perché raggiungano la santità dal versante nel quale si trovano. Poi in questo contesto di accompagnamento spirituale si inserisce anche l'esorcismo per la loro liberazione. Bene, Fra Mauro, come si fa a distinguere un disturbo di natura spirituale da un disturbo psichiatrico? Precisiamo che l'ambito diagnostico ordinariamente è di competenza del medico o dello psicoterapeuta o psichiatra, ma quando emergono problematiche difficilmente spiegabili dal punto di vista scientifico, ecco che subentra il sacerdote per il discernimento spirituale. Durante i colloqui noi andiamo a verificare se si tratta di un problema di ordine psichico, appunto si indaga su elementi significativi della storia familiare, eventuali eventi traumatici, punti di rottura, e se necessario si richiedono esami particolari che sono una risonanza, un esame del funzionamento tiroideo. Però ecco, cosa accade? Quando ci sono delle evidenze scientificamente inspiegabili, ecco che si ricorre al sacerdote. Ad esempio, una persona che reagisce in modo spropositato per alcune semplici gocce di acqua benedetta, o ancora una persona che parla in latino pur avendo una cultura abbastanza modesta. Quindi ci sono degli elementi difficilmente spiegabili dal punto di vista scientifico, e lì l'esorcista deve fare il suo discernimento. Bene, quindi è importante appunto approfondire questi aspetti e liberarli da quello che è l'immaginario collettivo, anche un po' indotto dalla filmografia che spesso un po' distorce questa figura. Fra Benigno, nella sua esperienza, da che cosa nascono i disturbi spirituali? Cosa apre in noi la porta al male? Ci sono dei canali pericolosi che potrebbero portare a delle possessioni diaboliche o a delle vessazioni diaboliche. Per esempio, un'eventuale partecipazione a riti satanici è un canale pericolosissimo. Eventuale consacrazione a Satana, persone che a un certo punto, per avere potere, per avere denaro, per avere sesso, ecco, si donano completamente al demonio. Vendono addirittura la loro anima al demonio. Questo è pericolosissimo, perché in questo caso è una porta attraverso la quale il demonio può entrare e possedere quella persona. Poi ancora, eventuali sedute spiritiche è un pericolo, perché si viene a contatto con il demonio e conseguentemente si apre una porta pericolosa. La pratica e il ricorso alle diverse forme di occultismo, anche questo un'altra piaga. Per esempio, anche alcuni anni fa c'era il gioco Charlie Charlie, che sembrerebbe un gioco innocuo, perché una matita, ecco, messa in equilibrio, ecco, si chiedeva: Charlie Charlie, ci sei, ci sei? E siccome sotto c'era un foglio dove era scritto sì da una parte e no dall'altra parte, questa matita da sola si spostava. Evidentemente una matita da sola non si può spostare. Se si sposta ci deve essere una entità che la sposta. Allora questa entità non può essere Dio, è certamente il demonio. In questo caso la persona ha evocato uno spirito. Nella Bibbia c'è messo che è in abominio agli occhi del Signore evocare gli spiriti. E conseguentemente ci può essere un pericolo anche qui. Non dico che tutte le volte che si fa questo gioco ci sarà un'eventuale possessione o possessione diabolica,
ma certo è un canale pericoloso che può far inserire il demonio proprio in quella persona o attraverso dei disturbi, quindi di vessazione, magari più raramente quella di possessione. Ecco, comunque è importante dire che anche, diciamo, sul web, questo ci sarebbe da aprire un capitolo piuttosto ampio, a volte ci sono delle cose che apparentemente innocue, che però anche messe in mano dei ragazzini, a una psiche ancora non formata, una mente a un'anima ancora giovane, possono causare dei disturbi, è un pericolo, quindi anche su questo genere di cose bisogna, sul web soprattutto, bisogna vigilare. Fratel Mauro, tutto ma qua... Anche, ma, sì. ma anche il ricorso ai fattucchieri maghi, mi riferisco, la maggior parte sono imbroglioni che sfruttano la psiche debole delle persone per far denaro, ma ci possono essere dei maghi e fattucchieri che hanno un rapporto con il demonio. Anche questo ricorso a loro, o la pratica, ecco, in questo senso, ecco, è pericolosa perché apre delle porte al diavolo. Ecco, su questo ora poi ci ritorneremo, appunto su questi, diciamo, che per soldi promettono salvezza, ci torneremo dopo. Intanto volevo andare da Fratel Mauro per capire, diciamo, ecco, tutto quanto accade nella nostra psiche incide sul nostro corpo, e questo scientificamente è una cosa nota. È possibile che ci sia un terzo livello, quello dell'anima, almeno da quello che dicevamo prima, cioè sembrerebbe esserci un terzo livello, cioè quello dell'anima, che incide e condizioni la nostra mente e quindi anche la salute del nostro corpo. È così, Fratel Mauro? Assolutamente sì. La vita spirituale ha profonde conseguenze per la salute di un individuo. Pensate, molta della frustrazione che si vive ai nostri giorni, quindi malessere psicologico, fisico, è dovuta alla mancanza di un senso, di una direzione di vita orientata verso la meta. Si cerca di fatto nutrimento in esperienze e appagamenti che di fatto svuotano o frammentano l'esistenza. La società dei consumi non tiene conto della vita spirituale, infatti ci siamo disumanizzati perché abbiamo affidato tutta la realizzazione, quindi la felicità, a una sorta di appagamento bulimico dell'avere. L'altro può essere usato anche come un oggetto per il proprio appagamento, per la propria, per il proprio compiacimento, ma noi siamo molto di più. Mai i possessi o altrimenti il potere potranno appagare e dare felicità alla nostra esistenza. Piuttosto, una impostazione di vita organizzata in questo modo procurerà stress per la frenesia del vivere, no? Una sorta di rincorsa a un avere sempre più smodato, quindi quei tratti anche di somatizzazione, vedi ad esempio quando accade un iperstress, un escalation ansiogeni, gastriti, ecco, tutto questo dipende da come organizziamo la nostra vita. Nel caso in cui viene meno la vita spirituale, la dimensione spirituale, noi è come se perdessimo la dimensione del cielo. Ma avere come meta il cielo non significa fuggire dal quotidiano, dall'ordinario, piuttosto significa rimanere sul pezzo, sulla realtà, mantenendo un gusto, qualcosa che illumina, qualcosa che ci dà una forza, un valore, che permette di organizzare tutto secondo un senso, una direzione. E ancora, la vita spirituale è relazione con Dio, ma relazione anche col prossimo, cioè non è assolutamente vero che autocentrandosi si ottiene la felicità, l'appagamento pieno della nostra vita. Ecco, questo è un tema molto importante con cui soprattutto non solo i giovani ma anche i più grandi si confrontano, il desiderio di felicità. E una volta diciamo, l'ipotesi con cui ci si confrontava era quella della proposta cristiana. Oggi però la fede non è più un presupposto ovvio, anzi molti non credono più in Dio e meno che mai credono al diavolo. Ma come ci si può difendere da qualcosa, come si può godere da un lato o difendersi da qualcosa che di fatto non si conosce o in cui non si crede? Fra Benigno. Allora, una cosa è certa, che per un'eventuale liberazione è necessaria la fede. Se noi apriamo il Vangelo, Gesù dirà: è per la tua fede che sei stata salvata. Quindi la fede è indispensabile.
A volte si va dall'esorcista pensando che sia l'esorcista a liberare, e quindi ci si accosta a lui così come ci si accosta a un fattucchiere. E invece l'esorcista non è lui che libera, è sempre Gesù, è soltanto lui che libera. Però per la liberazione c'è bisogno della fede. Allora in questo caso cosa fare per aiutare queste persone che non credono a Dio, non credono al diavolo e tuttavia si accostano all'esorcista? Ecco, bisogna aiutarli perché recuperano la fede. La prima cosa importante è questa. Ma se uno non crede in Dio, come può recuperare la fede? Pregando. Io ho avuto un'esperienza favolosa. Mi trovavo ad Erice per un convegno di criminologia forense, dovevo tenere una relazione. Venne a contatto con uno psicoterapeuta di Roma che mi disse che era ateo. Diventammo amici. E io gli dissi a questo tale, dico, senti, Giuseppe, ma che Dio esista non dipende dal fatto che tu ci creda o non ci creda. Puoi anche non credere e comunque Dio esiste. Puoi anche non credere, ma non puoi impedire a Dio di amarti. Ma dimmi, nella tua onestà intellettuale, puoi dire con certezza matematica che Dio non esiste o c'è un margine minimo 0,5 minimo che possa esistere? No, nella mia onestà potrebbe anche esistere. Allora comincia a pregare. Ha detto, ti guardo, sono ateo. No, ti insegno io a pregare come dovrebbe pregare un ateo. Tu comincerai la preghiera così. Signore, tu per me non esisti, ma se per caso dovessi esistere, ti prego di darmi la fede. Ci siamo salutati. Dopo 6 mesi mi arriva una telefonata. Era Giuseppe, il quale scoppia a piangere. E dico, cosa è successo Giuseppe? Ma non è successo qualcosa di grave? No, no, niente. È un pianto di gioia. Ho recuperato la fede. Ma come hai fatto? Un giorno mi sono ricordato di quello che tu mi dicesti. Mi sono rivolto a Dio dicendo che tu per me non esisti. Ma se per caso dovessi esistere, ti prego, dammi la fede. Improvvisamente mi sono trovato credente. Allora bisogna aiutare queste persone perché recuperano la fede. La fede è il dono di Dio, ma va richiesta questo dono. Anche un ateo in maniera condizionata può pregare e la preghiera è, come dire, adeguata al suo stato di ateismo. Questo potrebbe aiutare, ma la fede è importante perché senza la fede non ci può essere liberazione. Che comunque evidentemente da quello che lei racconta, Fra Benigno, nessuno è escluso da questo, quale che sia la sua condizione d'origine, nessuno è escluso da questa possibilità. Basta, diciamo, certo. Quindi una mossa della certo. Libertà, un desiderio come quello del suo certo. Amico, che evidentemente quindi è per tutti, comunque è per tutti. Fratel Mauro, volevo tornare invece all'argomento a cui accennavamo prima, le persone fragili. Quando le persone si trovano appunto in una condizione di fragilità, è molto alto il rischio di finire nelle mani di maghi, fattucchieri, ciarlatani, insomma, di vario tipo, che promettono la salvezza a pagamento. Ed è importante sottolineare questo a pagamento. Come ci si può difendere? Direi che la diffusa superstizione esprime la fragilità del nostro tempo. C'è un processo di passivizzazione, cioè si rinuncia a esercitare direzione sulla propria vita in modo attivo e si delega un altro, quella che potrebbe essere la sorte, sulla propria esistenza, in un modo fatalistico, come a dire, dimmi chi devo essere e cosa devo fare. E pertanto molti vanno dal guru, dal santone di turno, mago, fattucchiero, che sia. Chiaramente sono tutte persone che si presentano per voler operare del bene, per aiutare. E dietro questo fascino chiaramente ci sta ben altro. Il problema direi che è proprio quello di aprire gli occhi e riconoscere dei segnali che sono propri di quella che chiamiamo manipolazione mentale, cioè un processo, un'azione attraverso la quale la libertà di una persona viene pian piano imprigionata, imbrigliata direi. E ci sono proprio degli elementi che dobbiamo riconoscere, dobbiamo imparare a riconoscere, sia per quel che accade a noi, ma potrebbe accadere anche a qualche parente, qualche amico, e quindi poterlo immediatamente aiutare. Ad esempio, normalmente quando si esercita questo potere, la persona viene isolata dagli affetti, dai legami significativi di casa, cioè pian piano diventa sempre più dipendente dal santone, dal mago di turno, che deve dirgli chi deve essere concretamente. E noi sappiamo come
i riconoscimenti da parte di un'altra persona sono sempre importanti, soprattutto quando l'altro ci dice che noi siamo delle persone speciali, che possiamo avere dei poteri, cioè la persona ci dà un'illusione di onnipotenza, di grandezza. Allora a quel punto inizia a esserci una sorta di immagine alterata di noi stessi, ci percepiamo quello che non siamo. E attraverso questo isolamento il santone di turno esercita un potere perché lega a sé la persona che viene separata dagli altri, come a dire: io ti voglio davvero bene, io voglio la tua felicità, il tuo benessere, e inizia a insidiare una sorta di diffidenza rispetto agli altri. Guarda che l'altro ce l'ha con te, inizia a dare un nome, chissà di chi, che, da cui bisogna difendersi. E quindi a quel punto la gabbia è pronta, la persona si affida e cerca un talismano, un amuleto, e si consegna. Pensate, addirittura il santone di turno riesce a convincere la persona di giudicare negativamente tutto il passato e quindi le persone legate al passato e fondarsi soltanto sul presente, come a dire: oggi tu stai rinascendo, è un'esperienza nuova perché sei legata a me. E tutto questo chiaramente è gravemente pericoloso perché diventa un assoggettamento, cioè un dipendere da qualcuno che può fare di noi qualsiasi cosa. Ecco, questo è molto importante, stiamo attenti perché ricordiamo che ci sono persone anche che si sono rovinate dietro a queste cose, perché poi diciamo queste persone si fanno anche pagare, diversamente dagli esorcisti che lo diciamo notoriamente, diciamo, non fanno questo per soldi assolutamente, lo fanno per ben altro, insomma, questo poi lo direte meglio voi, però questo è giusto sottolinearlo. Fra Benigno, tutto questo, diciamo tutto. Vorrei passare ad un altro argomento. Tutto è più bello, ma tutto si complica quando si vive in coppia. Per adesso abbiamo parlato di persone singole, ma esiste anche la realtà della famiglia e del matrimonio. Lei ha scritto un libro dove parla del male che attacca il matrimonio. Perché il diavolo dovrebbe attaccare proprio il matrimonio o la famiglia? È semplice, il demonio, il diavolo, è una creatura di Dio, era stata creata buona, però poi peccò. Dopo il peccato, lui ha odio nei confronti di Dio e odio nei confronti di noi uomini. Odio nei confronti delle cose belle che Dio ha fatto, e tra le cose belle, meravigliose che Dio ha fatto, è proprio il matrimonio. E lui odia il matrimonio perché dal matrimonio, il matrimonio, i componenti hanno una missione che ricevono da Dio, quella cioè nel loro amore di esprimere, far conoscere agli altri l'amore con cui Dio ci ama. E questo dà un gran fastidio al demonio, perché contemplare lui una coppia che nell'amore trasmette agli altri la conoscenza dell'amore di Dio, questo gli dà un gran fastidio e quindi l'odio nei confronti del matrimonio. In più, la bellezza del matrimonio, niente di meno Dio, coinvolge una coppia nella creazione di un essere umano, perché l'anima la crea Dio, però coinvolge gli sposi a dare il corpo a quest'anima. E allora in questo caso i figli che cosa saranno? Diventeranno i figli di Dio, amati dal Signore, e questo dà un gran fastidio al demonio. In più, una coppia che vive nel matrimonio con dei figli, ecco, è presente l'immagine e la somiglianza di Dio. Lì possiamo noi leggere la Trinità, il mistero trinitario di Dio, e questo ancora dà un gran fastidio al demonio. E per conseguenza cerca di intervenire, di entrare, servendosi anche delle debolezze che nota negli singoli sposi per poter disturbare, per poter attaccare il demonio, addirittura per distruggere lo stesso matrimonio, non soltanto utilizzando quella che viene chiamata l'azione ordinaria, cioè la tentazione, con la quale il demonio cerca di agire contro, non togliendo la libertà umana, ma facendo da amplificatore. Cioè, se io parlo al microfono, e certo sono responsabile io che parlo al microfono, ma il microfono amplifica la mia voce e può raggiungere tante altre persone lontane. Così anche l'azione del demonio,
entra, ecco, nel matrimonio, entra nella coppia, utilizza magari i difetti per amplificarli e così pian piano distruggere, ecco, il matrimonio, perché quell'amplificazione coinvolge poi più facilmente altre coppie e così a catena si rovinano i matrimoni. Ma agisce non soltanto sul piano ordinario, ma la mia esperienza anche sul piano straordinario. Io non l'avrei mai immaginato personalmente, no? Perché la prima volta che partecipai a un convegno internazionale degli esorcisti, venni a sapere in quella circostanza di un esorcista africano, il quale ci diceva che nelle sue terre venivano delle donne che dicevano a lui che erano disturbate dai cosiddetti mariti di notte, mariti di notte, cioè esseri invisibili che disturbavano, ecco, le donne sessualmente. Io che venivo dalla filosofia, questa faccenda, no, proprio, dico, qui ci troviamo, saranno dei matti, dico, queste persone, perché dico, non è possibile una cosa di questo genere. Quale fu la mia meraviglia quando, esercitando questo ministero, venni a conoscenza che questi casi accadono anche nelle nostre parti. E in genere non se ne parla anche in confessione, perché una donna già ha difficoltà a parlarne, dico, con un sacerdote in confessione, perché già prevede quello che gli dirà il sacerdote. Signora, farebbe bene a farsi visitare da uno psichiatra, perché mi sa che lei deve essere un po' matta almeno, dico, con queste cose. Forse ne parlerà un po' con l'esorcista, e l'esorcista forse potrà comprendere. Io ho cominciato a comprendere che questa realtà, e in genere c'è un cliché sempre identico. La donna ama il proprio marito, ha amato sempre il proprio marito, ha dei figli che sono la sua gioia e che li ama. A un certo punto della sua vita, senza nessun motivo, comincia ad sperimentare odio verso il marito, odio verso i figli addirittura, senza motivazione. E poi, nell'unione fisica, nel matrimonio, ripugnanza, o comunque, se dovesse averle, li subisce, e poi dolori atroci agli organi genitali, vomito addirittura. Certo, se poi si tasta il tasto di Asmodeo, lì le reazioni sono molte, molte reazioni, la persona entra in trance. Questo è il cliché di sempre. Sta di fatto che con gli esorcismi questo fenomeno scompare. La persona ritorna come prima ad amare il proprio marito, ad amare i propri figli, ecco, ad avere il rapporto coniugale senza alcuna difficoltà. Certo, questo è quello che io ho notato. Ecco, questo dico sicuramente è una cosa molto, sicuramente molto poco conosciuta, quindi è di particolare interesse, dicevo, questo suo libro, dove lei racconta queste esperienze anche in modo molto, molto argomentato, dicendo appunto quelli che sono questi rischi o questo mondo che spesso è assolutamente sconosciuto, ma al contempo, come diceva lei prima, fa vedere anche quella che è la grande bellezza della realtà matrimoniale, che quindi va protetta, e lì, diciamo, visto che lei cita le scritture, insomma, ed è fatto come in una battaglia, insomma, bisogna armarsi per proteggere questa cosa preziosissima che è il matrimonio. Sì. Quindi, diciamo, consiglio a chi a tutti i nostri telespettatori di leggerlo, perché sicuramente si scopriranno tante cose, magari che non si conoscono, alcune fanno paura perché non si conoscono, ma anche molte cose belle e interessanti. Siamo in chiusura, però io volevo andare un attimo da Fare del Mauro a chiedere: il nostro tempo è caratterizzato da un relativismo morale, da una cultura liquida da cui mancano i riferimenti certi al bene e al male, non c'è una distinzione netta, tutto è relativo appunto, ma questo quanto incide, quanto può condizionare la formazione soprattutto dei giovani ma anche degli adulti e la vita in generale della persona? La prego di essere breve perché siamo in chiusura. Sì, credo che proprio i giovani pagano il prezzo più alto. Proprio perché vengono schiacciati in una sorta di compulsivo bisogno, cioè la logica dei consumi vuole che il giovane, quindi l'individuo, soprattutto i più piccoli, siano dei consumatori, quindi coloro che devono acquistare oggi un prodotto, domani un altro, a seconda della logica della moda di turno. Quindi la questione qual è? Viene spento il desiderio. Noi siamo molto più dei nostri bisogni, proprio perché il desiderio ci fa tendere verso un orizzonte, una meta. E il desiderio nasce proprio dalla relazione con l'altro, quando io attendo e costruisco un legame d'amore. Il desiderio è proprio della fede, quando io pian piano entro in un cammino e posso orientare, posso costruire
una relazione inedita e una scoperta rispetto a quella che è l'esperienza spirituale. Allora, invece, quello che viene proposto è una sorta di identità diffusa. Il bene e il male sono un'unica cosa. Viene detto, guarda, è soltanto una questione di ignoranza, centrati su te stesso e questa crescita autoreferenziale ti farà di te una persona che non avrà bisogno di nulla. Noi abbiamo bisogno degli altri. Una sana dipendenza ci permette di essere indipendenti. Invece, viene detto, tu puoi essere onnipotente, ma diventiamo, scusate il gioco di parole, diventiamo molto dipendenti dalle cose, ora dagli altri, perché non riusciamo più a cogliere chi siamo di fronte agli altri. Quindi direi proprio che ciascuno ha bisogno di scoprire il proprio valore, ma in relazione al dono sicuramente della vita personale e della vita degli altri, del creato, cioè iniziare a guardare con occhi di meraviglia, di bellezza, capaci di riconoscere, ecco, la regia del cielo, la regia di Dio, insomma, che ci accompagna nel cammino della vita. Tutto questo dona fortezza. Un ultimo passaggio, mi permetto di dire, proprio perché è venuta meno la figura del padre culturalmente, cioè il limite viene considerato come un ostacolo alla propria crescita, alla propria libertà. Si è detto che il libertinaggio senza limite ti renderà finalmente autonomo e grande. Invece abbiamo un grandissimo infantilismo, adulti che si comportano come ragazzini e giovani che non riescono a crescere, a evolversi, perché sono costretti in un certo qual modo a poggiare, dipendere sempre da qualcosa senza più svincolarsi. Bene, invece, rispettare i limiti significa poter seguire una strada e quella strada conduce appunto a una meta. Bene, grazie fratello Mauro, grazie anche a Fra Benigno perché veramente ci sono stati consegnati tantissimi elementi di conoscenza e di riflessione. Il nostro, come diciamo sempre, è un approfondimento settimanale su tutti i temi che abbracciano la cultura e questa è, diciamo, una cultura antica, la cultura cristiana che, diciamo, spesso, soprattutto nei più giovani, un po' dimenticata o, diciamo, conosciuta male. Grazie invece per averci accompagnato appunto in questo approfondimento con la vostra carità e la vostra competenza. Quindi grazie Fra Benigno, grazie Fratel Mauro. Noi siamo in chiusura, io ringrazio anche tutti Grazie. voi che ci avete seguito da casa, vi do appuntamento come sempre con 19 Live Plus alla prossima settimana e vi auguro buon proseguimento di ascolto.